Sì. Prieto in testa. Bel vantaggio. Vediamo se riesce a resistere. Sul 1500 poi era saltato dopo aver tirato tre quarti di gara. Sembra che il vantaggio aumenti addirittura, incredibile. Molto coraggio da parte di questo spagnolo. Vediamo se questo coraggio verrà premiato con la vittoria. Dopo aver già corso ieri in 1500, sembra che ne abbia ancora per resistere, anche se l'andatura sembra ormai risentirne. E l'atleta danese alle spalle, sembra avere un'andatura più fluida e più sciolta. Grande tenacia da parte di questo spagnolo, Prieto, che sembra resistere e mantenere il vantaggio acquisito. Gara totalmente in testa. Sicuramente meriterebbe la vittoria, guardiamo se le gambe tengono all'ultimo giro. Il vantaggio sembra consistente, tutto dipenderà dalla freschezza del secondo, sembra correre in maniera più fluida, però il vantaggio è importante. L'andatura è affaticata ma ancora abbastanza redditizia e sembra in grado di controllare la prima posizione, di mantenere questo distacco. Ormai mancano 300 metri alla fine, dovrebbe riuscire a conservare la prima posizione. Ecco che si avvia il passaggio dei 200 finali e si appresta a saltare l'ultima riviera. Eccolo, grandissima gara, coraggiosa e veramente una gara incredibile da parte di questo spagnolo che ieri è arrivato quarto sui 1500. Eccolo, grande, ne è ancora per sprintare, grande, bella vittoria meritata, meritatissima. Quando arriva il danese, ed ecco gli ultimi due.